Preparatevi perché ho per voi delle news shock. Haribo prende le distanze dal video di Marta Losito e Gianmarco Lottaro. In questi giorni mi arriva un messaggio da parte di Fenice Academy. Un saluto a Fabrizio, sono Federico, l'amministratore delegato di Fenice Academy. Abbiamo deciso di dare alcune spiegazioni. Scappati di casa, io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome. Benvenuti in questo nuovo ennesimo video dedicato, come dire, alla quarantena a scopo educativo di Gianmarco Lottaro e Marta Losito. Haribo e Fenice Academy hanno voluto fare chiarezza su tutto quello che è successo. Sarà vero? Sarà falso? O sarà invece che ragazzi ce ne frega e come? Prima di iniziare però, come sempre, vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale. Qui sotto trovate un tastino con scritto iscriviti e di fianco c'è anche una campanellina. Cliccate anche quella per attivare tutte, dico tutte, le notifiche relative ai video che pubblico tutti i giorni sul mio canale, così da rimanere sempre aggiornati sul gossip, sul trash e pure su sta soap opera di Marta Losito e Gianmarco Lottaro. Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram, dove mi trovate come Fabrizio Valerio. Ah, e ricorda, sì, proprio tu che stai guardando questo video, dov'è che devi restare? A casa mia! A casa mia! A casa mia! Ed eccoci qui ragazzi, finalmente siamo tornati con un nuovo episodio di questa ormai soap opera, potremmo chiamarla, tra Gianmarco Lottaro e Marta Losito, che sono in quarantena insieme, sono successe un po' di cose, ed io infatti riguardo a tutta questa vicenda ho fatto già due video che vi lascio qui sopra nella i di informazioni. Ma ragazzi, oggi preparatevi perché ho per voi delle news shock. Una prova shock nella busta shock oggi. Parto innanzitutto facendo una premessa, perché questo non vuole essere assolutamente un processo, non siamo qui per giudicare assolutamente nessuno. E questo ci tengo a precisarlo perché secondo me altre persone qui sul web, altre testate, eccetera, eccetera, hanno gestito veramente molto male questo, non so come chiamarlo, non caso, perché ripeto, non siamo in un tribunale, non è un processo, però hanno veramente, secondo me, alcuni siti, alcune persone trattato male questo argomento. Perché insinuare e dire che Gianmarco Lottaro ha comunque violato la quarantena è un'accusa molto forte, molto pesante, secondo me. E di fatto non rispecchia quella che è la realtà, anche perché io mi rifaccio sempre a quelle che sono le dichiarazioni che rilasciano i diretti interessati. Lo sapete, io parlo veramente in maniera trasparente e limpida e mi rifaccio a quello che le persone interessate di questa vicenda dicono. E noi in questo senso dobbiamo un po' capire che di tutta questa storia non conosciamo la verità assoluta, ma siamo a conoscenza invece di quelle che sono le versioni ufficiali date dai diretti interessati. Quindi, dato che io sono una persona che lascia veramente il beneficio del dubbio e mi fido di quello che le persone dicono, perché spero sempre che dall'altra parte ci sia una persona onesta e sempre in buona fede. Quindi non penso che Gianmarco si sia inventato la storia dell'autocertificazione, del fatto che c'era un impegno importante da portare avanti. Non voglio mettere in dubbio questa cosa perché appunto mi rifaccio a quelle che sono le sue parole. E con questo voglio anche dire che noi, appunto perché non conosciamo bene come sono andati i fatti, non possiamo dire che lui abbia violato la quarantena. E qua, lungi da me il voler prendere le difese di questi due ragazzi, o in particolar modo di lui che ha fatto questo spostamento, però dobbiamo capire che se ci sono delle persone, che sono i poliziotti, i carabinieri, la polizia locale, che controllano gli spostamenti delle persone, e probabilmente, penso, non lo so, avranno controllato anche lui, e con tanto di autocertificazione alla mano Gianmarco avrà detto: io mi sto spostando da qui a qui per questo motivo. E se tutto questo è successo, se, dico se perché appunto non lo sappiamo, noi non possiamo andare da una persona che è appunto Gianmarco Lottaro, ma poteva essere anche Giuseppino che abita che ne so dove, e non possiamo andare da quella persona e dire: no, non è vero, tu hai violato la quarantena, hai infranto la legge, perché è un'accusa molto grave. E questo è un po' quello che vorrei dire alle persone che si occupano come me di tutti questi temi, mettiamola così, di tutte queste faccende che riguardano anche gli influencer, perché è veramente brutto e secondo me anche spiccio fare dei titoloni, delle cose un po', secondo me, pesanti anche per quanto riguarda poi la persona che
che è al centro del fatto raccontato, secondo me, non so, non mi trovo d'accordo. Quindi, prendendo per buone quelle che sono le parole di Gianmarco Rottaro e quella che è la sua versione, lui ha fatto questo spostamento, sarà probabilmente stato controllato da qualcuno e questo qualcuno gli avrà concesso questo spostamento. Fatta questa premessa, adesso entriamo nel vivo di questo video, perché oggi andremo un pochino ad analizzare il tanto discusso video che hanno pubblicato Gianmarco Rottaro e Marta Losito sul canale YouTube di Gianmarco. Vi ricordate quel bellissimo video che si chiama Andrà tutto bene? Ecco, oggi andremo un po' a, come dire, scavare in fondo per cercare un po' di verità in quello che loro hanno detto e hanno comunque fatto vedere all'interno di questo video. Ah, piccola parentesi, questo video non è più presente su YouTube, dal canale di Gianmarco Rottaro è sparito completamente, ma ricordiamoci che addirittura uno, erano stati disattivati i commenti come prima cosa, seconda cosa, visto il grande numero di non mi piace, il video non ti faceva più vedere, insomma, quanti mi piace e quanti non mi piace c'erano sotto quel video. E questo sinceramente un po' mi fa male, mi dispiace, perché soprattutto mi ricordo, anzi vi metto qua uno screenshot, all'inizio di questo video c'era proprio un messaggio che diceva testuali parole, e cioè: il ricavato della monetizzazione di questo video andrà in beneficenza alle varie associazioni che si occupano di aiutare la situazione del in Italia. Non lo dico perché me lo chiedete sempre, se dico quella parola mi bloccano il video, quindi mi dispiace ma non dirò questa parola che sembra chissà che cosa, ma in realtà non è nulla di che, cioè non è nulla di che nel senso che non sto dicendo una parolaccia, un'eresia. E quindi sapere che la monetizzazione di questo video purtroppo non ha dato grandi cose perché il video è stato tolto, privatizzato, non lo so, un po' mi dispiace. Ma comunque veniamo a noi, perché all'inizio di questo video appare una scritta che dice: siamo stati contattati da diverse associazioni benefiche. Ed oggi noi andremo a vedere queste associazioni benefiche, se di fatto sono associazioni benefiche oppure no. La prima in questione infatti è Haribo, che come ben sappiamo è un'azienda che si occupa di caramelle, quindi di dolci. E questo fa sì che non si tratti di un'associazione benefica. E allo stesso modo nemmeno Fenice Academy, che è l'altra associazione benefica detta da Gianmarco e Marta, è un'associazione benefica. No, assolutamente. Si tratta infatti di un'azienda che si occupa di collocamento di giovani nel mondo del lavoro. E per non dirvi cavolate, ma dirvi semplicemente la verità, sono andato anche sul loro sito e dice appunto la Fenice Academy che lavoriamo nel collocamento dei giovani nel mondo del lavoro tramite la formazione ad alto prezzo. Quindi non è una Onlus, non è un'associazione benefica. Quindi dire associazioni benefiche non è corretto, come non era corretto, secondo me, dire che la loro quarantena insieme era stata fatta a scopo educativo, piuttosto a scopo benefico, dato che in quel video famoso Andrà tutto bene, loro cercavano in qualche modo di raccimolare soldi per questa emergenza. Fatta questa puntualizzazione, andiamo avanti, perché l'affare poi si complica nel momento in cui web.it, il nostro sito al bacio che tratta gossip vari di TikToker, influencer e del mondo del web, fa un attimo una sorta di indagine e contatta in prima persona proprio l'azienda Haribo, che in questo video di Gianmarco e Marta era stata nominata come azienda, come associazione appunto benefica, che ripeto, Haribo non è un'associazione benefica. Comunque, insomma, Marta e Gianmarco si facevano portavoci di una bella iniziativa e diciamo che però le cose non sono andate proprio come pensavamo noi, perché infatti Haribo non ha mai e poi mai contattato in prima persona né Marta né Gianmarco per farsi sponsorizzare in questo video. Webo infatti pubblica un articolo con scritto: Haribo prende le distanze dal video di Marta Losito e Gianmarco Rottaro. La dichiarazione di Haribo infatti è questa: ci teniamo a sottolineare che non abbiamo mai incoraggiato né appoggiato in nessun modo questo tipo di azioni. Infatti la nostra attività benefica, hashtag condividere unisce, vuole avvicinare tutti, condividendo ciò che ci fa stare meglio, nonostante la distanza. Ti ribadiamo quindi che soprattutto per noi di Haribo, la priorità assoluta è che ognuno rispetti le regole e resti a casa. E in effetti io in questi giorni sono rimasto abbastanza scioccato, perché mi sono detto: ma come può un'azienda seria, importante come Haribo, farsi rappresentare in questo modo brutto? Cioè, perché diciamocelo chiaro e tondo, se c'è una bufera mediatica in mezzo e non è ben chiaro lo spostamento eccetera eccetera, non è bello per una azienda
come dire, sentirsi messa in mezzo quando in realtà non è così. Cioè, se tutta la storia dello spostamento non vero, non giustificato, fosse vera, il danno che avrebbe arrecato ad Haribo in quanto azienda sarebbe stato veramente molto, molto grave. Anche perché una collaborazione, una creazione di un contenuto come il video che abbiamo visto, tanto insomma famoso, questo andrà tutto bene di Gianmarco Rottaro e Marta, diciamo che quando tu azienda chiedi una sorta di creazione di contenuto ad un influencer, ti metti d'accordo e si presume che si debba anche firmare un contratto, insomma. E se nel contratto c'è scritto dovete assolutamente vedervi, stare insieme per fare il video, ragazzi, sarebbe nato veramente un caos. Quindi meno male che Haribo ha preso in mano la situazione e ha detto no ragazzi, allora adesso chiariamo tutto e specifichiamo che noi con tutta questa cosa che è successa non c'entriamo assolutamente niente. Detto ciò, volevo poi anche spendere due parole su questa secondo me bellissima iniziativa. Non sono stato contattato in prima persona da Haribo, non mi hanno pagato per dire questa cosa, non mi hanno detto ti prego Fabrizio collabora con noi, è semplicemente una cosa che voglio dirvi e voglio veicolare perché appunto penso che oltre al gossip becero di cui parlo, voglio e insomma mi piace condividere anche dei messaggi positivi. Quindi vi invito ufficialmente a prendere parte di questa iniziativa. Dovete semplicemente, come ho fatto io e quindi andate a controllare sul mio Instagram Fabrizio Valerio, ho pubblicato una foto con l'hashtag condividere unisce, che appunto mi faccia pensare in maniera leggera a questo momento di quarantena che stiamo vivendo, perché comunque le cose andranno meglio, tutto andrà bene, si dice, no? Andrà tutto bene. E secondo me è proprio così, e il senso di questa campagna è proprio condividere unisce, quindi condividete con tutti i vostri amici, anche con me, vi prego taggatemi magari nelle vostre foto o inviatemi la vostra foto, quello che vi pare, basta che la pubblicate, perché se pubblicate una foto con l'hashtag ufficiale di Haribo, condividere unisce, automaticamente Haribo donerà 5 euro per la vostra foto, 5 euro per un'altra foto, 5 euro per un'altra foto, all'ospedale di Bergamo, Papa Giovanni XXIII, e secondo me in un momento così veramente di emergenza sanitaria, un semplice gesto come una foto su Instagram con un hashtag non ci costa veramente niente. È anche un'iniziativa carina, divertente per sentirci anche un pochino più vicini. Ma adesso andiamo avanti e ci focalizziamo invece sulla seconda associazione benefica detta da Marta e Gianmarco. E in realtà si tratta di un'azienda, come vi dicevo prima, che si chiama Fenice Academy. In questi giorni mi arriva un messaggio da parte appunto del team di Fenice Academy dove mi viene detto guarda, abbiamo visto il tuo video, ci piacerebbe comunque dire la nostra e fare chiarezza, fare un po' il punto della situazione da parte nostra perché abbiamo delle cose da dire. Ed io siccome sono aperto a tutte le possibilità, cioè se c'è una persona che vuole dire la sua in un mio video e che riguarda ovviamente direttamente la questione, io sono assolutamente pro a queste cose, cioè se un indomani, non penso succeda, però se un indomani Marta Losito, Gianmarco dovessero dirmi guarda scusa però sono successe un po' di cose, tu ne hai parlato, vorrei fare chiarezza anche nel tuo video, ragazzi, io sono la prima persona che dà diritto di replica a tutti quanti, perché secondo me è giusto, vengono dette delle cose e ti difendi o comunque smentisci o confermi anche, adesso in generale si possono dire tante cose, comunque il diritto di replica secondo me è giusto e ho voluto darlo a Fenice Academy che mi ha chiesto guarda vorremmo dire giusto due cose, chiarire un attimo la situazione e così hanno fatto. Inizialmente volevano fare una diretta sul mio canale, io ho detto guardate non faccio questo genere di contenuti, però se mi fate avere una cosa scritta oppure un video selfie, un qualcosa che posso mettere nel mio video per darvi voce, lo faccio volentieri. E così loro gentilissimi hanno subito detto sì sì, non c'è nessun tipo di problema, ti facciamo un video e te lo mandiamo. Il video è arrivato e questo è il risultato. Un saluto a Fabrizio che ringrazio personalmente per averci dato questo piccolo spazio, perché sono Federico, l'amministratore delegato di Fenice Academy SRL, che è la società che promuove l'iniziativa che hanno promosso Gianmarco Rottaro e Marta Losito. E dato che tutti stanno parlando, si è alzato un po' di polverone, ci sono arrivati centinaia di messaggi, allora abbiamo deciso di dare alcune spiegazioni in merito, a dire anche un attimo noi la nostra. Poi Alessandro appunto vi spiegherà un attimo il progetto più nel dettaglio. Sostanzialmente noi abbiamo contattato effettivamente Gianmarco per promuovere l'iniziativa, ma tengo a precisare ovviamente che non abbiamo indicato noi le modalità con le quali l'iniziativa sarebbe stata promossa, quindi questa è stata ovviamente una loro spontanea volontà e se verrà accertato il comportamento ovviamente illecito
lo prenderemo sicuramente in considerazione, sarà preso in considerazione. Parte di questo video, però, volevo lasciare un attimo lo spazio ad Alessandro, che è appunto l'ideatore di questa idea, che vi parlasse un attimo dell'iniziativa, perché sostanzialmente l'obiettivo di quel video, anche se fatto in buona fede magari, era ovviamente di promuovere alcune iniziative che in realtà poi sono passate in secondo piano. Volevamo quindi riportare un attimo in primo piano l'iniziativa, che è sicuramente meritevole, ma adesso vi dice qualcosa di più Alessandro. Salve a tutti, io sono Alessandro Cottino e sono colui che effettivamente ha ideato questo progetto. E appunto l'iniziativa è un'iniziativa sociale secondo noi molto valida. Si tratta di un finanziamento, una campagna Kickstarter che al momento è già online, è un finanziamento riguardante il monumento di un'infermiera che verrà poi donato da tutti noi utenti alla città di Milano. E che verrà esposto pubblicamente un po' per ricordare anche la battaglia che stiamo combattendo contro il coronavirus ai giorni d'oggi. Appunto, la faccenda di Gianmarco ha sollevato un po' di polverone, ma ci teniamo a precisare che le modalità non sono state decise da noi, anzi, forse loro sono stati un po' frettolosi nel voler fare questo video promuovendo un'iniziativa che comunque secondo noi è ancora valida. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi salutiamo. Certo, poi se volete ovviamente andare a vedere l'iniziativa, sicuramente Fabrizio vi lascerà i link. Quindi ragazzi, da una parte abbiamo Haribo che non li aveva assolutamente contattati e non sapeva niente di questa sponsorizzazione nel video. Dall'altra invece abbiamo Fenice Academy che sì, li ha contattati, ha contattato Gianmarco e Marta, ma non si era assolutamente espressa per quanto riguarda appunto la modalità della creazione del contenuto. Detto ciò, ragazzi, qui sotto, come sempre, vi lascio tutti i link utili per quanto riguarda Haribo e per quanto riguarda Fenice Academy. Il video può finire qui, spero tanto che vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e qui sotto trovate tutti i miei social dove potete seguirmi. Io e Mark vi salutiamo e noi ci vediamo in un prossimo video. Vero Mark? Vai, saluta. Mark? Vabbè, ragazzi, anche oggi noi ci abbiamo provato. Ciao!